Oggi per me è un giorno quasi, forse uno dei più importanti perché rappresentare un piccolo paese come Ardesio e avere diciamo, l'onore di essere ospitati presso il municipio, presso il comune di Cattolica è un qualcosa che è nato quasi per amore per la cittadina che da anni frequento come semplice vacanziero. L'anno scorso però, grazie a una semplice telefonata, ho ricevuto davvero la vera ospitalità romagnola, quella che siamo noi bergamaschi, siamo, diciamo, la conosciamo molto molto bene e davvero nella figura di Nicoletto Olivieri, l'assessore al turismo, nonché vice sindaco di Cattolica, si è trasformata davvero in un'occasione per i due territori. Non capita spesso di trovare magari delle sinergie sul territorio, anche perché bussare da Ardesiano a uno dei, diciamo, delle località più rinomate d'Italia, non mi aspettavo sinceramente nemmeno di ricevere una risposta. Oltre alla risposta, invece, ho ricevuto anche un'opportunità, quella di essere qui oggi a rappresentare insieme al mio sindaco, Ivan Caccia, a rappresentare il nostro paese, a rappresentare Ardesio, che davvero in questa occasione può iniziare anche a mettersi in luce fuori dalla Lombardia. Cercando una connessione, la giusta connessione, e l'abbiamo trovata perché l'abbiamo subito posizionata sullo sport, che siamo due località, entrambe dove si praticano sport, anche diversi ma anche uguali come il ciclismo, ed è questo che ci ha subito così fatto nascere l'idea di collaborazione, perché la nostra Gran Fondo degli Squali è stato il trampolino di lancio. Speriamo di poter far arrivare i cattolichini o comunque quelli del territorio, gli sportivi del territorio circostante anche da voi e fare conoscere questa nuova zona per noi, diciamo, un po' più sconosciuta. Sono le Alpi Orobiche. Dobbiamo far conoscere altre parti della nostra Italia, soprattutto così belle, con le immagini così belle che ho visto, quindi per camminatori, Nordic Walking, bikers, motociclette, biciclette, pedalate appunto e camminate. Diciamo che c'è un po' tutto quello che si può trovare in montagna, dal buon cibo all'ospitalità. Come dicevamo, i bergamaschi sono un carattere molto aperto, sono turisti che quando vengono da noi sanno godere della nostra romagnolità ed è questo sicuramente che troveremo la stessa ospitalità quando verremo da voi. Per rafforzare questa collaborazione, noi come associazione albergatori, quindi come Federalberghi Cattolica, crediamo in questo progetto e andremo a creare delle agevolazioni o degli incentivi poi per la vostra vallata. Questo è un ulteriore spunto o un ulteriore elemento che magari può agevolare questo scambio tra queste due destinazioni. Ieri dico, l'ha avuto subito in battuta. Ardesio aveva la necessità di uno sbocco al mare, ma noi oggi qui non siamo qui solamente a rappresentare Ardesio, vogliamo portare una propaggine di questa valle ricca di industrie e di lavoro in questo sbocco al mare, rappresentando un po' una parte, una fetta importante di questa nostra valle e sentire dal Presidente dell'Associazione Albergatori che c'è la possibilità di coniugare la nostra presenza con dei pacchetti, magari con delle agevolazioni, credo farà felice i 140.000 abitanti della Valle Seriana.